Lama Ganchen, autoguarigione 1, pratica dedicata alla pace interiore e nel mondo. Cinque meditazioni illimitate. Questa meditazione è un metodo per equilibrare il corpo e la mente, per coltivare relazioni positive con tutti gli esseri, per risvegliare la propria sensibilità alla natura e all'ambiente e conseguire così la pace nel mondo. Amore illimitato. Possono gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause. Compassione illimitata. Possono gli esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Gioia illimitata. Possono gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estasi priva di dolore. Equanimità illimitata. Possono gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità, libera da pregiudizi, avidità e odio. Pace illimitata. Possono gli esseri senzienti avere pace interiore e godere della pace nel mondo, ora e sempre. Pratica di autoguarigione con la benedizione del principale supremo guaritore, Buddha Shakyamuni. Oh,
Il corpo, la parola e la mente. Yeah.
coraggio.
I the power of the truth, peace and bliss forever. I the power of the truth, peace and bliss forever. I the power of the truth, peace and bliss forever. Il potere della verità, pace e gioia ora sempre, per il potere della verità, pace e gioia ora sempre, per il potere della verità, pace e gioia ora sempre. Yeah.
Se cominciano ad apparire i segni di una morte prematura, possa io, con la chiara visione di Mikyo Dorje, l'inamovibile Vajra, sconfiggere il Signore della Morte e rapidamente ottenere il Siddhi dell'immortalità. Lama Ganchen, autoguarigione 2. Autoguarigione tantrica per il corpo e la mente, un metodo per la pace interiore e universale che collega questo mondo a Shambhala. Nalso, come rilassare il corpo, la parola e la mente. Chiamare il guru, richiesta del suo permesso per praticare l'esercizio tantrico, i mantra e i mudra per ottenere le potenti realizzazioni di autoguarigione. Lojo sampo pagyo trashi pa tu che tempe jin le yang wo da pel je ro lo zam pe den pa chen pa len la me sha la so wa de. Vajradara, Sumati
richiesta delle benedizioni del Guru Buddha per l'autoguarigione dei nostri 5 chakra. Nalso, purificazione e rilassamento dei nostri canali sottili, dei chakra e dei 5 elementi esterni ed interni. Purificazione dello spazio al chakra del capo.
purificazione dell'aria al chakra segreto. Purificazione del fuoco al chakra dell'ombelico. Purificazione della terra al chakra del cuore. Purificazione dell'acqua al chakra della gola. Rilassamento e autoguarigione, stadio di generazione. I nodi che bloccano i cinque chakra si sciolgono e si generano i cinque loti. Il loto verde al chakra segreto, il loto giallo al chakra dell'ombelico, il loto blu al chakra del cuore, il loto rosso al chakra della gola, il loto bianco al chakra del capo. Thank you.
L'essenza vitale di cristallo dei nostri cinque chakra si trasforma nelle sillabe seme dei cinque guaritori supremi. Le sillabe seme dei cinque guaritori supremi si trasformano nei loro simboli. Dai simboli sorgono i cinque guaritori supremi. Thank you.
Nalso, rilassamento e autoguarigione. Stadio di completamento. Autoguarigione effettiva. Pratica per ottenere le realizzazioni dei cinque guaritori supremi, dei cinque Dhyani Buddha. Lama Toyon Dorje Khyen. Al chakra segreto, il guaritore supremo Mogassiddhi, nel mudra della protezione della paura, purifica la gelosia e la paura, l'aggregato dei fattori composti, cura le malattie in relazione al chakra segreto, gli squilibri umore e vento nei reni e vescica, le difficoltà sessuali, l'impotenza e la frigidità, la sciatica, le infezioni, la spondilite. Rivitalizza il vento discendente, realizza il rallegrarsi, la saggezza che tutto compie, l'azione sacra, il potere irato. I Samaya di Amoghasiddhi sono il compiere offerte esterne, interne, segrete e della vacuità. Mantenere puri i Samaya degli altri quattro Dhyani Buddha. Conferisce l'esperienza di beatitudine e vacuità, che è in essenza l'iniziazione della campana di Amoghasiddhi. Al chakra dell'ombelico, il guaritore supremo Ratnasambhava, nel mudra della generosità, purifica l'orgoglio e l'avarizia e l'aggregato delle sensazioni, cura le malattie in relazione al chakra dell'ombelico, i disturbi degli umori bile e flemma combinati, i problemi di reni, vescica, milza, i problemi di pelle e articolazioni, le infezioni, i tumori non infiammati. Rivitalizza il vento simile al fuoco e realizza la generosità e l'umiltà, la saggezza dell'equanimità, le sacre qualità, il potere dell'incremento. I Samaya di Ratnasambhava sono il praticare la generosità materiale, la generosità del Dharma, la generosità del dare protezione, la generosità del dare amore. Conferisce l'esperienza di beatitudine e vacuità, che è in essenza l'iniziazione della corona di Ratnasambhava. Al chakra del cuore, il guaritore supremo Akshobhya, nel mudra della stabilità, purifica l'odio, l'aggregato della coscienza, cura le malattie in relazione al chakra del cuore, i problemi mentali di ansia, nervosismo, panico, manie, rabbia, stress e isterismi, i blocchi dei canali sottili, al fegato, cuore, intestino, duodeno, le epatiti, le artriti, le affezioni del plasma sanguigno. Rivitalizza il vento pervasivo e realizza la compassione, la fresca natura lunare della mente, la saggezza della natura vuota di tutto, il potere della stabilità, la sacra mente. I Samaya di Akshobhya sono il tenere il Vajra, tenere la campana, tenere il mudra e tenere puro il Samaya con il Guru. Conferisce l'esperienza di beatitudine e vacuità, che è in essenza l'iniziazione dell'acqua di Akshobhya.
Namach Doje Kien. Al chakra della gola, il guaritore supremo Amitabha, nel mudra della meditazione, purifica l'avidità illimitata, l'aggregato della discriminazione, le malattie in relazione al chakra della gola, come i disturbi della memoria, l'umore bile, nel fegato, nell'intestino, nel sangue, nei polmoni, nella tiroide e nella gola, le difficoltà di parola, le febbri, le infezioni e le epatiti. Rivitalizza il vento ascendente e realizza la qualità della soddisfazione, la saggezza della consapevolezza discriminante, la sacra parola, il potere di controllo. I Samaya di Amitabha sono il sostenere gli insegnamenti dei Sutra e il sostenere gli insegnamenti delle due classi inferiori e delle due classi superiori del Tantra. Conferisce l'esperienza di beatitudine e vacuità, che è in essenza l'iniziazione del Vajra di Amitabha. Lama Nanse Doje Kien. Al chakra del capo, il guaritore supremo Vairocana, nel mudra dell'ok, purifica l'ignoranza, l'aggregato della forma, cura le malattie del chakra del capo, l'ottusità, la flemma, i disturbi delle ghiandole linfatiche, dei reni, del sangue, la sterilità, i problemi al midollo osseo, ai muscoli e i disordini cerebrali. Rivitalizza il vento che sostiene la vita e realizza l'intelligenza, la saggezza simile allo specchio, il sacro corpo e il potere di pacificazione. I Samaya di Vairocana sono prendere rifugio nel Buddha, prendere rifugio nel Dharma, prendere rifugio nel Sangha, evitare di accumulare azioni negative, compiere azioni positive, beneficiare gli altri. Conferisce l'esperienza di beatitudine e vacuità, che è in essenza l'iniziazione della reale natura del nome di Vairocana. Ci visualizziamo come un essere puro come cristallo, seduti su un trono per ricevere l'esperienza di beatitudine e vacuità dell'iniziazione del maestro Vajra. Nalso. Meditazione di autoguarigione sull'energia principalmente maschile, pratica del metodo per sviluppare energia di grande beatitudine, ricevendo così l'iniziazione segreta. Oh, money, money, money.
Nalso. Meditazione di autoguarigione sull'energia principalmente femminile. Pratica della saggezza per realizzare la vacuità, ricevendo così l'iniziazione segreta. Meditazione di autoguarigione sull'unione di grande beatitudine e vacuità per ricevere l'iniziazione della saggezza. Il mudra dell'abbraccio porta tutti vicino al nostro cuore. Non ci sono più nemici. Iniziazione della parola, potere di benedizione dell'energia che è al di là delle parole, dedica per la pace interiore e nel mondo. Santi, 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 Sant
6 sessioni. Dedica per creare la connessione con Shambhala. Versi di auspicio per ricevere le speciali benedizioni dei 3 gioielli. Se cominciano ad apparire i segni di una morte prematura, possa io, con la chiara visione di Mikyo Dorje, l'inamovibile Vajra, sconfiggere il signore della morte e rapidamente ottenere il Siddhi dell'immortalità.